Domenica scorsa dicevamo la parabola del buon samaritano, una delle parabole che probabilmente al tempo di Gesù ha fatto più sollevare il sopracciglio a qualcuno, no? E però anche questa è una bella parabola che ci lascia perplessi, una delle parabole più belle di Gesù. Sapete, questa ad esempio viene messa per iscritto da Matteo. Matteo scrive il suo Vangelo diciamo intorno all'80, 70, 80 dopo Cristo. Sono passati 50 anni da quando Gesù ha raccontato questa storia ai suoi ascoltatori. Probabilmente l'ha raccontata più di una volta, ma insomma, in quegli anni lì, 50 anni sono passati. Vuol dire che per 50 anni questo racconto qui è circolato tra i discepoli di Gesù, che sono stati molto attenti nel ricordarlo bene, no? Nel riraccontarlo con fedeltà. Ha evidentemente intercettato qualcosa di profondo nel cuore degli ascoltatori, perché dopo 50 anni ancora se la ricordano, e quindi quando arriva Matteo può metterla per iscritto. E alcuni esegeti dicono: sicuramente quello che colpisce di Gesù è certamente il contenuto dei suoi racconti, ma anche il modo di raccontarli. Allora adesso ce lo vediamo, Gesù come gode di imbastire un racconto così, con i colpi di scena, e quando arriva il momento decisivo gode nel bere la reazione dei suoi ascoltatori. Perché Gesù mette in scena all'inizio una scena consueta della Palestina del primo secolo. Il padrone di una vigna ha bisogno di manovali, va nella piazza del villaggio dove al mattino presto, all'alba, alle 6 del mattino, si raccolgono i lavoratori, no? E li prende a giornata e pattuisce con loro un denaro. Un denaro al tempo di Gesù è la paga normale, riconosciuta come normale per un operaio non specializzato. Pattuisce una giornata di lavoro, un denaro. E poi torna fuori, evidentemente la vigna è grande, ha bisogno di altri lavoratori, torna alle 9. Pattuisce con quelli delle nove quello che è giusto, e quindi l'ascoltatore comincia a chiedersi quant'è giusto, comincia a fare i calcoli, no? Una giornata di lavoro, 12 ore meno 3 ore, uscito alle 9, e poi c'è ancora mezzogiorno, e poi alle 3 del pomeriggio, e poi alle 5 del pomeriggio, un'ora prima della fine del lavoro. A che l'ascoltatore comincia a dire: bah, strano però, no? Un'ora sola cosa fai? Ora che vai lì nella vigna è passato, è come il nostro catechismo. Un'ora di catechismo, ora che porti dentro i bimbi, sono passati 10 minuti, ora che sta a fare silenzio, sono passati 20 minuti, cosa fai? No? E poi Gesù, che è un bravo narratore, mette in scena la paga degli operai a partire dagli ultimi. Primo colpo di scena. Chi ha lavorato un'ora soltanto riceve un denaro. E naturalmente Gesù ci tira dentro nella prospettiva di chi ha lavorato 12 ore e dice: bello, allora oggi portiamo a casa una bella paga, no? E allora ce lo vediamo, il rabbino Galileo, che è lì seduto a raccontare la sua storia, e quando arriva il momento della paga per gli altri, quando arrivarono i primi pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Tutti siamo dentro nella logica di dire: ma non è giusto, ma dai, quelli di un'ora un denaro, quelli di 12 ore un denaro, non è giusto, non è riconoscimento del diritto, vado dai sindacati, siamo tutti dentro in questo modo di... Questa cosa è così vera che sentiamo ingiusto il comportamento del padrone della vigna, che nel Talmud di Gerusalemme, che è stato raccolto nel IV-V secolo, ma raccoglie materiali precedenti, troviamo una parabola rabbinica simile a questa di Gesù. Gli studiosi discutono se sia stato Gesù a trasformare un po' la parabola rabbinica, o viceversa la parabola rabbinica è venuta dopo quella di Gesù, l'ha un po' deformata. Sentite la differenza. A che cosa può essere paragonato il modo con cui Dio sta al mondo, si chiedono i rabbini? A un re che aveva assoldato molti operai. Ce n'era uno che si dava moltissimo da fare nel suo lavoro. Cosa fece il re? Lo condusse a fare una passeggiata con lui. E quando giunse la sera, gli operai vennero a ricevere il loro salario e il re pagò un salario completo anche a questo operaio. Gli altri si lamentarono dicendo:
Oh, noi ci siamo affaticati tutto il giorno, mentre costui non si è affaticato che 2 ore e gli ha dato un salario completo come a noi. E il re disse loro, costui in 2 ore ha faticato più di voi in tutta la giornata. Qual è la differenza? È forte, no? Qui il padrone della vigna, cioè il re, in realtà qui, dà una motivazione razionale. Dice, guardate, in proporzione, questo qui ha lavorato 2 ore e ha fatto un lavoro più abbondante di quello che voi avete fatto in 12 ore, quindi gli pago il salario completo. È una giustificazione razionale, precisa, una motivazione, no? È rispettato il principio della proporzione, della proporzionalità. Ecco, nel racconto di Gesù è proprio il principio della proporzionalità che salta. È ingiusto il padrone della vigna nel dare un denaro ai lavoratori di 1 ora soltanto? È ingiusto? Alzi la mano chi dice sì, è ingiusto. Alzi la mano, sulle mani. Sulle mani, non fate i furbetti, sulle mani, no? Giù le mani. Non ci sono sindacalisti, come si fa? Però abbiamo professori universitari di economia. Non so se hai alzato la mano. Ah, Franco ha alzato la mano, vedi? In realtà non è ingiusto. Tanto è vero che il padrone della vigna a uno di questi che bofonchiano gli pone le sue motivazioni, no? E dice, amico, io ho pattuito con te un denaro. Un denaro ti ho dato. Sarei ingiusto se, avendo pattuito uno, ti do mezzo. No, non è che è ingiusto, è che è sproporzionato. Non rispetta il criterio della proporzione. È sovrabbondante con gli ultimi. Ora, su questa cosa del fatto che Dio è sovrabbondante, la vita è sovrabbondante, sapete, uno comincia a guardare con un po' di attenzione le cose come sono e comincia a farsi un giro nella sovrabbondanza e capisce che il criterio fondamentale della vita, dell'esistenza sotto il cielo, è la sovrabbondanza, è la sproporzione. Ci sono 611.000 specie di funghi nel mondo. Oh, che bello, questo mi commuove sempre, 611.000 specie di funghi. Uno dice, beh, c'è quello rosso con i puntini bianchi, quello bianco con i puntini rossi e poi 611.000, la sovrabbondanza, 3.000 specie di zanzare. 3.000 specie di zanzare, ma... E uno dice, hai voglia che Dio è sovrabbondante? 8.700.000 specie viventi, le stiamo sterminando tutte, però un po' per volta, 8.700.000 specie viventi, e noi conosciamo, vado a recuperare il dato, il 14%, cioè sappiamo che ci sono stimate 8.700.000, ma noi conosciamo il 14% delle specie che vivono sulla terraferma, l'8% di quelle che vivono nel mare, le altre sappiamo che ci sono ma non le abbiamo ancora incontrate, cioè è pazzesco, no? La sovrabbondanza, nella galassia ci sono 100 miliardi di stelle. Allora la logica della vita è la sovrabbondanza. L'ultima cosa, l'ultimo giochino, è troppo bello, no? Leggevo questa cosa, che se noi distendessimo nell'arco di un anno i 13 miliardi e 800 milioni di anni dal Big Bang a oggi, se lo mettiamo nell'arco di un anno, quindi Big Bang è alle 00 del 1 gennaio e noi adesso siamo 31 dicembre a mezzanotte, l'Homo sapiens, noi, saltiamo su il 31 dicembre alle 23:53:07, 7 secondi, alle 23:53, capito, 7 minuti fa. Hai voglia che dopo uno dice l'uomo al centro del cosmo, l'uomo al centro del cosmo, magari sarà pure vero, dobbiamo capire in che senso possiamo dire una roba così oggi. Ma il cosmo è sovrabbondante, Dio è sovrabbondante, allora hai voglia che questo... Non è uno che fa i conti per dare anche proporzionalmente a chi ha lavorato un'ora un denaro. Non è così, Dio non è così. Dio è sovrabbondante, fa piovere sui buoni e sui cattivi, fa splendere il sole sui giusti e sugli ingiusti, dice Gesù altrove. Allora,
come dire, noi capiamo che questa cosa ci mette in questione, no? Perché istintivamente ci troviamo in quelli che hanno lavorato 12 ore. Guarda un po', questo è curioso, no? Perché tutti ci incacchiamo su questa cosa perché istintivamente siamo in quelli che hanno lavorato 12 ore. E invece Gesù sta raccontando questa cosa proprio per aiutare gli ascoltatori a dire: ragazzi, aprite gli occhi, voi siete tutti gente dell'ultima ora. È tutto gratis. Non avete diritti da accampare. Ma che diritti vuoi accampare davanti alla vita? Ma tu hai da respirare ampio, profondo, la tua gratitudine per il fatto che sei al mondo. A meno che tu non senta l'impegno religioso, ad esempio, se stiamo sulla visione di Dio, come un lavoro, come un peso, come una fatica, rispetto alla quale senti di avere dei diritti. Che cos'è che fa andare in bestia quelli che hanno lavorato 12 ore? Non è il fatto che ha ricevuto di meno rispetto a quanto pattuito, ma il fatto che gli altri hanno ricevuto in sovrabbondanza. Li hai resi uguali a noi. Questa è una roba che ci fa impazzire. Li hai resi uguali a noi, dicono quelli della parabola, no? Cioè, hai fatto saltare in aria le differenze tra noi e loro, ma noi non siamo come loro. Abbiamo bisogno di confini. Abbiamo bisogno di distinguerci. Davanti a te, davanti al tuo sguardo, padrone della vigna, invece siamo tutti uguali. E Gesù sta raccontando questa parabola per gente che, praticando la religione, la dimensione religiosa, sente di avere dei diritti. E Gesù dice: ragazzi, non so cosa fare, che diritti volete avere? È tutto gratis. E il lavorare nella vigna è un privilegio, è un regalo in più, è una gioia. Ti sei svegliato 12 ore fa dicendo: ma io sto lavorando nella vigna. Per Gesù questo è un onore, è una gioia, una cosa di cui andare grati. E il fatto che uno che ha lavorato un'ora abbia lavorato un'ora nella vigna è un motivo di gratitudine per chi ha lavorato 12 ore. Che bello che sia arrivato anche lui e che sia anche lui consapevole della sovrabbondanza della vita, della grazia. Si capisce? Si capisce? Vi ho persi. State dormendo. Lo sento. No, ragazzi, questo è il principio fondamentale della visione biblica delle cose. Soprattutto la visione che Gesù ha delle cose. Quindi abbiamo tutto il diritto di far fatica a entrare in questa logica. Per questo Gesù racconta storie come questa, perché sa che siamo come i bradipi, un'immagine che adesso ogni tanto tireremo fuori, no? Cioè un po' storditi di fronte alla bellezza, alla profondità e alla vastità dell'esistenza. Per questo racconta storie, per tirarci dentro nel suo modo di vedere. Ecco, chiediamo di entrarci un po' per volta, di respirare gratitudine per il fatto di vivere nella dimensione della fede e di far circolare la consapevolezza di come siamo benedetti. Concludo con quel passaggio in cui nel Vangelo Gesù dice: oh, ma rendetevi conto che profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, cioè me, il rapporto con me, e udire ciò che voi udite e non lo udirono. Profeti e re, capito? Gente che avrebbe potuto accampare dei diritti, e invece è tutto gratis. Siete arrivati voi e avete la fortuna di essere qui a vivere il rapporto con me, dice Gesù di Nazareth. Siate consapevoli di quanto siete benedetti e fortunati e fate circolare. Questa è l'evangelizzazione. Fate circolare la vostra gratitudine e la vostra gioia. Questa è l'evangelizzazione. Questo è annunciare la verità del Vangelo. Al di fuori di questo diventa altro. Bene, la grande avventura di entrare nella logica di Gesù. Lo Spirito del Signore ci accompagni.